Italia-Galles, la partita di Alessandra Angelotti, visitate il canale Instagram e inviate un commento o un messaggio Si scena privato oggi la il grande partita calcio che vorreste internazionale con vedere. questa sfida che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo. Italia-Galles. Qui è Pierluigi Pardo, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni del match assieme a Stefano Nava. Buongiorno messieurs, un saluto a tutti gli amici anche all'ascolto. Allacciatevi le cinture e tuffatevi insieme a noi in questo match da non perdere. Siamo pronti a vivere le emozioni degli azzurri. Il match di oggi vede opposte Italia e Galles. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Buona l'intuizione. Wilson. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Può crossare. Evans. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Chance importante. Devono cercare di sfruttarla. L'impressione è che non ne avranno molte oggi. Occhio al corner. Wilson. Jorginho. Prova a cambiare gioco. Biraghi. Insigne. Verratti. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Evans. Allen. Jorginho. Occhio alla ripartenza. Palla che finisce sul palo. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Portiere non poteva arrivare su quella conclusione, è stato salvato dai pali che hanno negato il vantaggio alla formazione avversaria. Davis. Ramsey. Davis. Può metterla in mezzo. Palla vagante adesso. Allen. Non sbaglia qui Donnarumma. Jorginho. Florenzi. Barella. Buono il dive by. Traversone che viene intercettato. Ramsey. Williams. Allen. Florenzi. Immobile. Jorginho. Barella. Marco Verratti. Provano gli azzurri. Palla che viene rilanciata in avanti. Lorenzo Insigne. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Evans. Barella. Florenzi. Si scappa. Buona l'intuizione qui. Immobile. Prova la botta. Opportunità dunque dalla bandierina per gli azzurri.
palla messa in mezzo, calcio all'angolo battuto male, palla raccolta dalla difesa. Attenzione Immobile, buona triangolazione, provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. Stenta a decollare, a fare la differenza Insigne fino a questo momento. Sembra quasi che faccia un favore a stare in campo, lento, pigro sulla palla, non c'è un atteggiamento da professionista, quello che sta tenendo finora. Non stupisce che sia stato coinvolto così poco nel gioco. Corner battuto in mezzo, ci mette i pugni e allontana. Insigne potrebbe crossare. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Pallone in mezzo, può essere il gol del vantaggio. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Sale Insigne, il portiere in presa sicura. Quarto uomo, esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Buono l'anticipo del difensore. Libera di testa al lato. Davis. Ramsey. Arnold. Centro il tiro difensore. Ecco Joel. Buona la parata in presa da parte del portiere. Primo tempo di questa sfida che si è chiusa. Comincia la seconda frazione di gara. Allen cerca il buco della difesa avversaria. Apre il gioco. Attento qui il difensore che allontana. Sarà calcio d'angolo, bisogna difendere su questa situazione per l'Italia. Cross verso il centro dell'area. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Wilson. Occhio alla botta, grande riflesso. Sarà corner a disposizione. Al pallone in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Williams, Evans, Wilson, attenzione a... il tiro di Bale, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Bale, passaggio impreciso, pallone intercettato. Ottima chiusura di Chiellini. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Williams. Allen. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Piero. Respinge il primo, hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Portiere reattivo qui, non altrettanto la difesa nella copertura sul suo primo intervento. Aveva fatto un mezzo miracolo sulla prima conclusione, ma si è dovuto arrendere sulla ribattuta.
ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Barella, Chiellini, Lorenzo Insigne. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier, vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Wilson, occhio al pressing. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Marco Verratti, Immobile, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Verratti. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. E c'è un cambio in arrivo per la offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. Grazie a Matteo Barzaglio, sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Verratti, Barella, un altro ottimo tocco. Arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Cercano di aprire la difesa avversaria. Buon intervento difensivo. Ramsey. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. Pallone che è uscito, sarà rimesso dal fondo. Sostituzione della nazionale italiana. Finisce in anticipo la gara di Verratti, sostituito da Gagliardini, giocatore che vanta già una certa esperienza, ha dimostrato grande sicurezza e personalità in mezzo al campo. Williams. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca al termine del match. Sta per scoccare il 90esimo, mancano 3 minuti alla fine. Grazie Matteo, uguale come sempre. E comincia un'altra azione importante a caccia del pari. Attento qui il difensore che allontana. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Ci sarà una sostituzione. Abbiamo assistito a 90 minuti di calcio, un'amichevole che ci ha offerto uno spettacolo degno di stare in campo. Risultato che...